16 agosto 2021, oggi evidentemente è una giornata di omaggi a grandi personaggi che sono scomparsi. È morto ieri un'icona del calcio mondiale, ma soprattutto una grandissima icona del calcio tedesco, Gerd Müller. Gerd Müller, ovviamente, la gente più giovane della mia età non l'ha visto giocare, non se lo ricorda, ricordo pochissimo anch'io. È stato il goleador tedesco per antonomasia, quando i tedeschi veramente erano i Panzer, e lui non aveva magari la capigliatura bionda da tedesco, basso, e quindi non era nemmeno altissimo, baricentro molto basso, difficile portargli via il pallone, era un centravanti che non perdonava. Credo che il suo record sia stato battuto recentemente da Lewandowski, ma oggi si giocano molte più partite di quelle che si giocavano in passato. Come dico sempre, i campioni di oggi, i campioni del passato sono imparagonabili perché i palloni erano più pesanti, le stagioni erano diverse, si giocava di meno, i medici erano molto per l'avanguardia. Una volta, se ti spaccavi in ginocchio, avevi finito la carriera. Gerd Müller, cosa dire di Gerd Müller? Un'icona. Tre Coppe dei Campioni vinte col Bayern Monaco, campione del mondo nel 1974, nella famosa finale contro gli olandesi, che pensavano con la loro spocchia e il loro calcio totale con Cruyff e compagnia di vincere, andarono in vantaggio dopo un minuto, ma poi subirono la rimonta tedesca con Gerd Müller e Breitner. Breitner che poi segnerà l'unico gol dell'Italia, della Germania contro l'Italia in finale nel 1982, ma quello era già un Breitner molto più grande di età. Gerd Müller, quindi campione del mondo con la Germania a Monaco, ha vinto tutto quello che c'era da vincere in un'epoca in cui il calcio era fatto di pane e salame. Quindi lui, credo, forse, non vorrei dire un'eresia, forse andò in America, negli Stati Uniti, non so, all'epoca non c'erano i trasferimenti di adesso. Un Gerd Müller oggi non avrebbe prezzo. Ce lo ricordiamo nella famosa doppietta della partita più bella di tutti i tempi, anzi dei supplementari più emozionanti di tutti i tempi, quell'Italia-Germania 4-3, che era una partita anonima con un gol dell'Italia segnato all'inizio da Boninsegna, che si stava concludendo con 1-0, ma che Snellinger in spaccata, uno che non segnava mai e che giocava in Italia nel Milan, portò ai supplementari, e diventarono i supplementari più belli di tutti i tempi. Supplementari che poi decretarono l'Italia finalista e la Germania battuta. Due gol nei supplementari li segnò Gerd Müller, che operò addirittura il sorpasso con la sua nazionale sull'Italia, ma non aveva fatto i conti con Tarcisio Burnic, anche lui morto quest'anno. Caro Gerd, troverai anche Tarcisio e chissà, parlerai di quella partita stranissima, ma emozionante, che fa parte della saga fra Italia e Germania, che poi fu risolta dal famoso gol di Rivera. Stiamo parlando del 1970, quelli erano i messicani. Un altro mondo, un'altra epoca, non c'erano ovviamente i social. Oggi, che cosa diresti di Italia-Germania 4-3? Ci sarebbe da scrivere un romanzo, ma forse è stato meglio così. Non è stata toccata Italia-Germania 4-3 dai social, non sei stato toccato tu dai social, caro Gerd Müller, il classico nome tedesco per il classico attaccante tedesco implacabile sotto porta. Un saluto da un tifoso di calcio che ha saputo apprezzare un campione come te. Ciao Gerd.